partecipazione della Calabria alla manifestazione del Salone del Gusto, svoltasi a Torino e organizzata da Slow Food, per la nostra regione ha rappresentato un momento importante, lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, perché le aziende presenti presso lo stand della Calabria hanno riscosso un positivo riscontro da parte dei visitatori. Segno evidente, ha proseguito Irto, che continua quel trend positivo verso il food e i cosiddetti prodotti a chilometro zero calabresi. Poterlo fare in un luogo che è stato vetrina straordinaria per tutto il mondo, organizzato da Slow Food, ci riempie ancora più di orgoglio e ci spinge ad andare avanti su questa strada. La Calabria cresce se riesce a puntare sulle sue potenzialità. Una delle potenzialità più importanti della nostra regione è rappresentata dai suoi prodotti agricoli, è rappresentata dalla capacità e dalla possibilità di fare della cucina di qualità. Oggi si riconosce e si cerca la cucina calabrese, per questo noi dobbiamo puntare a promuovere le eccellenze calabresi, dobbiamo puntare a promuovere e far entrare in tutti i mercati possibili i prodotti tipici calabresi, insomma la tradizione calabrese dei prodotti calabresi unita all'innovazione anche culinaria. E abbiamo dato dimostrazione in queste giornate qui a Torino di avere anche una capacità in cui si è potuto vedere come si può cucinare in modo innovativo prodotti tradizionali calabresi. Insomma, la cucina calabrese adesso piace, è ricercata e su questa strada noi dobbiamo continuare. Questa esperienza per la Regione Calabria ha avuto un duplice successo, ha sottolineato inoltre Irto, perché la forza del nostro food è legata anche alle tradizioni della nostra regione. Non si è perso quel filo che ci lega con la nostra storia e riuscire a trasportare la storia, la nostra storia nella cucina ci rende, ci dà una marcia in più. Per questo oggi viene richiesta la cucina calabrese, il food calabrese piace e su questo, ripeto, la nostra regione non può fare un passo indietro, semmai deve investire ancora di più per rendere quel food calabrese forse la migliore espressione della Calabria nell'Italia e nel mondo.